Una chiesa che cade quasi a pezzi ed una comunità intera a suo sostegno. Parliamo della chiesa San Michele Arcangelo e dei cittadini di Zapponeta che da giorni sarebbero mobilitati per raccogliere fondi che possano realizzare i lavori di ristrutturazione. Nei giorni scorsi proprio il parroco Don Pasquale Paloscia, durante l'omelia della festività patronale che si è svolta lo scorso 12 settembre, ha lanciato l'appello a tutti i cittadini. Un appello immediatamente raccolto da Cesare, il giostraio del piccolo comune rivierasco, che ha dato vita ad una vera e propria gara di solidarietà nei giorni che seguono la festa patronale. La sua iniziativa infatti prevede di devolvere tutto l'incasso della serata alla parrocchia del paese che lo ha accolto con tutta la sua famiglia. Cesare, 53 anni, giostraio da generazioni, originario di Manfredonia, con i suoi genitori leccesi, vive da mezzo secolo con la sua famiglia a Zapponeta. Mi sento parte della comunità, dichiara Cesare, e ho accolto con entusiasmo l'appello che ci ha rivolto il parroco Don Pasquale. Con la mia famiglia ho deciso di devolvere il ricavato della serata alla nostra parrocchia San Michele Arcangelo, l'unica parrocchia presente nel nostro piccolo comune, per cui invito tutti i cittadini a partecipare alla serata. Soddisfatto il parroco Don Pasquale, l'intera comunità sta partecipando alla raccolta fondi per ristrutturare la nostra parrocchia. Sono soddisfatto della risposta collettiva che si sta registrando. E chissà che dopo il giostraio non ci siano altri commercianti a dare vita ad una nuova raccolta fondi.